Vera Spadini e il nostro Danny Metal. Come sapete, noi rockettari di Rocker TV non siamo solo belli e talentuosi, ma siamo anche atletici. E adesso abbiamo l'occasione di dimostrarvelo. Quindi preparatevi, perché c'è una sfida a palleggi tra Vera e Danny. Vera, cosa vuoi dire al tuo avversario? Voglio dire che lui sostiene di essere Cristiano Ronaldo, perché fa l'esultanza come lui. Se anche voi siete caldi, seguite la sfida, ragazzi. Parte adesso su Rocker TV. Cristiano, dai. Tieni la Vera. Grande Danny, grande. Per fare un secondo tentativo. C'era il vento. C'era il vento. Commentaci questa performance di merda, vai. Va bene, allora ragazzi, dovete sapere che qui la coppia che scoppia, la coppia più calda del momento, non ha solo tensione sportiva e atletica tra di sé, ma anche culturale, perché Danny e Vera andranno a condurre il TG Metal su Rocker TV, TG Rock, insomma, tante notizie sul mondo musicale, sarete coinvolti anche voi con giochi e premi, quindi vi raccomando, cominciate a incuriosirvi, perché quello che state vedendo non è che l'inizio di un fantastico programma. Sei pronta, Vera? Al Rocker TG o alla sfida? Alla sfida, per adesso, e al Rocker TG? Ah, sì, sono, l'ho corteggiato a lungo, lui mi ha sempre detto di no, ma finalmente ha detto sì e quindi inizieremo. Non vediamo l'ora di vedervi e non vediamo l'ora di vedere la tua parte della sfida, vai! Ancora mi smerda male. No, non dire che così me la stai tirando. Beh, più di due, quindi. Però anch'io ho una seconda chance. Certo. Alla banda spaziale! Raggio atomico! Raggi laser! No, sì. Me la buco quella palla! Eccomi qui, ragazzi, sempre in mezzo a dividere la coppia più scoppiettante del momento. quasi scoppia, attenzione, mentre Danny si allena, qui la coppia del Rocker TG si prepara per la seconda sfida. Vediamo così scontrarsi due mondi diversi, due mondi che però comunicano agli opposti, la bella e la bestia. Non ve lo aspettavate, ma le apparenze ingannano e qui a Rocker TV noi sappiamo che non bisogna fidarsi dell'abito che non fa il monaco. La prima sfida infatti è stata vinta dalla nostra Vera. Adesso Danny ha l'opportunità di rimediare ai rigori. State con noi! Bella! Arbitro, è a un metro! Indietro, più indietro! Secondo tentativo, sei pronto? Ah, pronto. Ah, indietro Danny, alle ciabatte! Parata, ragazzi! Spadini, vincere con eleganza, soprattutto senza ostentare, raccontaci! E classe, questo è quello che ci contraddistingue. Era un po' fuori. Ragazzi, pensavo di aver visto di peggio. E pari. Finisce in parità. Mi state dicendo che ci vuole uno spareggio finale, quindi una terza sfida per determinare chi è la bella e chi la bestia in questa coppia. Ok. Ma sulla sedia è difficilissimo, ragazzi. Ma per me è difficile anche sulla terra ferma. Guarda. Con pallone faccio schifo. La sfida ha inizio.
terzo round, terza sfida, ruba bandiera. Abbiamo visto Danny. Vera. La tensione si taglia con un coltello, soprattutto per me al centro a tenere l'oggetto della contesa, il nostro fantastico super gonfiabile EMP. Allora, quattro corde ragazzi, quindi io mi sbilancio a dire che è un basso, ma è stato chiamato chitarrone oggi. Per chi non conoscesse il gioco di ruba bandiera, viene affibbiato un numero ai partecipanti e qui a Rocker TV il numero non poteva che essere 6 6 6. Bella, io sono la bestia. Ma Vera, noi lo sapevamo. È lui, ed è così che ti amiamo, infatti. È giusto equilibrio. Ci confermi che ti senti bella? Bellissima. Ci confermi, Vera, che ti senti un po' bestia? Sì. Vogliamo provare a fare un ultimo crawl tutti insieme? Anche tu. Rollando Rocker TV. Pronti ragazzi? Una parola, facciamo rock. Rock, ok. Pezzi di due cantanti, facciamo pure la... Hai ragione.